E poi esiste la terza parola magica, tra virgolette, che è la parola appunto fidelizzazione. Nel senso che a me non interessa, diciamo, avere un grosso sponsor, per la carità, ben vengano, che mi dà un grosso importo una volta e se ne va. Bisogna riuscire in qualche misura a coinvolgerlo, a mantenerlo vicino, a fargli vivere in qualche modo quella realtà, facendolo sentire parte di quella realtà. Noi con uno sponsor in particolare, ma anche con gli altri, lui ormai ci fa da main sponsor ogni anno e finanzia circa il 50% del budget del premio da solo, siamo riusciti a creare questo rapporto perché abbiamo appunto comunicato a questa realtà imprenditoriale che opera in tutt'altro settore, che è quello finanziario addirittura, la certezza di poter essere in qualche modo parte della nostra realtà. Cioè non finanzi soltanto questa iniziativa, questa cerimonia, ma entri dentro al nostro gruppo. Poi abbiamo avuto la fortuna in questo caso di trovare una realtà molto sensibile, veramente molto sensibile sotto questo aspetto, già attiva in altri settori dell'arte e della cultura, e quindi il risultato è stato ottenuto. È un risultato però difficile da mantenere. E ripeto, la restituzione e la fidelizzazione sono due obiettivi fondamentali se si vuole avere lo sponsor. Lo sponsor ovviamente ha un grosso vantaggio. Non è come il sottoscrittore del crowdfunding che oggi c'è, domani non c'è più. Lo sponsor, se si innamora, se si affeziona, rimane per lungo tempo al fianco della realtà sponsorizzata. Questo è un po' il contributo che io posso fornirvi come testimonianza. L'augurio è soltanto che non cambino troppo le disposizioni in materia di attività commerciale strumentale per le fondazioni, per le associazioni, insomma per tutti gli enti del terzo settore. So che attualmente molte fondazioni si stanno attivando in questo senso per una correzione del decreto che disciplina questa materia, perché sono state introdotte dei meccanismi, delle forme, diciamo, di tassazione dei proventi da sponsorizzazione che possono risultare penalizzanti rispetto a quelli attuali. Attualmente un'associazione che opera secondo, sulla base di una norma di legge ora abrogata ma non ancora finita perché non c'è ancora il nuovo regime, sulla base di una norma di legge specifica operano come le società sportive dilettantistiche e quindi hanno una tassazione che viene fatta su una bassissima percentuale dei ricavi ed equivale praticamente a non nulla. Col nuovo sistema, per esempio, sino a, se non ricordo male, 130.000 euro di introiti, la base imponibile sarà già del 7%. Di questi introiti e quindi potrebbe nell'ambito di piccoli bilanci avere un peso decisamente maggiore. Quindi forse l'auspicio è che tutte le fondazioni, anche quelle di particolare peso come questa, ecco, si impegnino anche in qualche modo in una lotta per preservare queste realtà, senza le quali certi progetti potrebbero finire veramente con lo sfumare o non potersi più realizzare.